Importante proposta culturale alla parrocchia di San Giovanni in Monte nel contesto della decennale eucaristica. Eucaristia e società nel Medioevo tra comunione e comunicazione. Pietro Del Corno, del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università ed esperto di storia medievale, ha tracciato alcune linee di sviluppo sulla comprensione dell'Eucaristia, così come venne proposta dal Magistero medievale e come era vissuta concretamente dai fedeli. Come storico del Medioevo proverò a presentare alcuni elementi di come l'Eucaristia è stata vissuta nella società di quel tempo, cercando di fare questo percorso, vedendo un po' cosa pensava la Chiesa ufficiale, quindi l'inquadramento istituzionale di cos'era l'Eucaristia per i fedeli, come la vivevano poi le persone, da un certo punto di vista le persone più famose, quindi riferimenti a figure come Francesco d'Assisi, Domenico, Caterina da Siena, per poi avvicinarci con riferimenti anche a Bologna del tardo Medioevo a come l'Eucaristia era presentata ai fedeli, anche in maniere molto semplici, piccoli testi in volgare di uso quasi quotidiano per insegnare come partecipare alla messa. E il percorso sarà cercare di sottolineare insieme il rapporto tra comunione, l'Eucaristia, e comunicazione, come veniva presentata la predicazione, ma anche comunione come l'insieme dei fedeli e la comunità. Concretamente vedremo per esempio un grande concilio del Medioevo come decide che tutti i fedeli devono fare la comunione almeno una volta all'anno e confessarsi una volta all'anno, cose che magari oggi sembrano normali ma che sono state decise allora. Con Francesco vedremo come lui c'entra tutto dicendo l'Eucaristia è così preziosa che per avere quella accetto i limiti della Chiesa, qualunque siano. E quando andremo vicino un po' alla gente della Bologna del tardo Medioevo, vedremo ad esempio come gli si insegna a cosa dire quando si entra in Chiesa, come rivolgersi a Dio, perché la messa è in latino ma i fedeli pregano nella lingua del popolo. La riflessione storica è stata accompagnata da brani musicali di Giuseppe Felice Tosi, che a fine Seicento fu maestro di cappella a San Giovanni in Monte e organista in San Petronio, brani trascritti dal maestro Alessio Romeo ed eseguiti dall'ensemble Coblas Esparsas e da letture eseguite dal professor Nicolò Gensini. L'iniziativa è avvenuta in collaborazione con i dipartimenti di Filologia Classica e di Storia dell'Ateneo. Eucaristia è una parola speciale, ancora quando si va in Grecia per il mare o per le cose, come dire, per vedere le antichità classiche, quando si dice grazie si dice Eucaristò. È la stessa parola, significa grazie, e Eucaristia ha questa parola, questo cuore dentro di ringraziamento, charis, che è anche la parola che contraddistingue la Madonna, che è appunto la piena di grazia. Quindi perché l'Eucaristia, che è il cuore della nostra fede, noi siamo qui in chiese bellissime, in una chiesa bellissima come quella di San Giovanni in Monte, ma per dire la messa ci vorrebbe un tavolo e delle pareti. Basterebbe quello, e invece siamo in una chiesa meravigliosa perché il cuore dell'Eucaristia ha fatto sì che tutti gareggiassero a fare delle cose bellissime attorno a questo grande mistero che resta l'Eucaristia. Quindi